Due giorni di festa a Rivarolo Canavese, oggi e domani, per le celebrazioni della 128ª festa di Sant'Eligio, protettore dei lavoranti orafi e affini. Durante la cerimonia, che si è tenuta presso il Salone Comunale di Via Montenero, al termine della celebrazione della Santa Messa, sono state consegnate 24 borse di studio, a cura della Compagnia di Sant'Eligio, grazie al contributo di famiglie e aziende benefattrici, e una del Rotary Club Cornier Canavese. Prior uscenti del 2016, i giovani Giovanni Bausano e Paolo Chiarabaglio, membri della Compagnia di Sant'Eligio, come da generazioni lo è la loro famiglia. Due giovani priori uscenti dalla Compagnia di Sant'Eligio per questa festa che ha un significato importante. Allora, questa è una manifestazione molto sentita, non solo per noi che da tradizione facciamo parte di questa compagnia, ma soprattutto per le borse di studio che ogni anno devolviamo agli alunni delle scuole della zona per aiutarli nel loro cammino di studio. E anche quest'anno sono state tantissime. Sì, quest'anno sono state 24, ci sono sempre molte più famiglie interessate a queste borse di studio e speriamo che nel corso degli anni si continui così. Beh, Anche grazie ai benefattori. sicuramente, senza di loro non esisterebbe questa manifestazione. Qual è il compito dei priori? Il compito di priore è di rappresentare la compagnia e di portare la bandiera della compagnia per un anno e nelle ultime settimane il compito più arduo è quello di andare in giro per i negozi e le aziende della zona a recuperare tutti i premi per la lotteria che ci permette di raccogliere i soldi per la beneficenza. Durante il pranzo e la cena di chiusura si è tenuta la tradizionale lotteria e asta a scopo benefico con i doni offerti dai priori in carica e dai commercianti e simpatizzanti.